Ciao a tutti diversi, sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me! Pika 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 Pikachu! Pika Pika Pikachu! Oggi siamo tornati su Adopt Me perché ragazzi, oggi andiamo a scassare i culetti dei ricchi. No, questo sarà per un altro video, ma oggi, come avrete capito dal titolo, andremo a scoprire il luogo misterioso dove si possono avere già i Mythic Egg. Secondo me è una grande stupidaggine, però ho visto video dove effettivamente c'erano già e io quindi voglio provarci. Qualche commento me l'avete consigliato anche voi, Franci, vai in questo posto perché in questo posto c'è qualcosa di strano. Quindi io ci andrò. Proveremo a fare qualche scambio, vedremo l'ultimo aggiornamento che mi sono totalmente dimenticata di controllare le cose nuove. E se voi siete curiosi di questo video e se volete più video del genere, mi raccomando, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella. Instagram e TikTok li troverete giù in descrizione, come giù in descrizione troverete anche il sito delle nostre magliette, il merch Never Stop Dreaming, e Instant Gaming, ok? Allora, ci connettiamo per il 302esimo giorno. Prendiamo i nostri 50 dollari. Andiamo su Claim. A livello di stelle stiamo a 506. Vicini circa allo Starfish. Ce ne mancano esattamente 44. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, Diamond Egg. Sto arrivando per te. Andiamo su Cluse. Ehi, Dragon. Prendiamo il nostro Evil Unicorn. Sulla testa gli scriviamo Trade. Flyride, così capiscono subito che è per il trade che è Flyride. Poi togliamo il mio nome dorato e andiamo, no, sbagliato. Questa cosa è una funzione nuova che hanno messo di poter togliere. Ok, l'abbiamo tolto facile. Andiamo al centro, vedi? Ah no, non andiamo al centro, voglio vedere le cose nuove. Allora, staff, ecco, Arzi. Allora abbiamo la nuova libreria. Beh, questa è quindi. Ah no, okay, l'Arzi è il quello che già abbiamo visto. Sì, quindi devo andare in New. Voting Paddle. Voting Chair e Voting Treble. Allora, il Voting Treble è gigantesco. Però è carinissimo, mi piace. Ah, si può cambiare anche il colore. Ah, della scritta, ok, carinissimo, mi piace. Poi abbiamo la sedia, che è molto standard. Ok, sembra quasi una sedia dei registi. E poi abbiamo anche il voting paddle, che è carinissimo perché mi piace molto il fatto delle racchette. E anche in questo caso posso cambiare il colore. Ah, Marò, quanto è carino! Vabbè, questo poi lo metteremo nella nostra casetta nuova. Quindi queste sono le cose nuove. Allora, tu puzzi e quindi ti devo lavare perché non mi va tanto di parlare a scambiarti mentre puzzi. Vai, Evil. Lo sapete, io sono sempre alla ricerca. Sto forse riuscendo a trattare per un corvo e per un pappagallo. Devo, tipo, voglio 80 miliardi di pozioni, ma secondo me a questo punto ci vale. Pick up e andiamo al centro e vediamo. Quindi poi proveremo a scambiarli quando effettivamente riuscirò ad ottenerli. Vediamo come va la cosa. Ma no, pensavo non ci fosse nessuno. Drop the pet. Andiamo su ride. Robux girl, vediamo. Allora, senti, raga, quasi, voglio provarci. Ad ottenere Neon Fly Ride, Ginger Cat e basta. Allora, senti, questo è fantastico. Anche questi, questo si compra addirittura. Però purtroppo non è quello che cerco. Io purtroppo, anche se lo devo scambiare, voglio provare a scambiarlo con cose che effettivamente possono servirmi. Allora, proviamo un secondo a fare questa offerta. Lo so che. Mettiamoci qui. Vabbè, stavo aggiungendo. Ginger Cat. Questa è quella buona. Ma a questo punto penso che la toglierà. Penso che la toglierà. Ah no, ce la lascia. Pensavo che l'avesse messa come hold placement, ma no, grazie. Beh, sentite, sto ricevendo un po' di offerte. Purtroppo io se la devo scambiare. Vabbè, ho fatto tutto da solo. Ma io se lo devo scambiare questo Evil Unicorn con qualcosa con cui vale la pena. Ovviamente questo non vale la pena e mi sono dimenticata di prendere il sito, quello lì, per capire se i trade sono validi o meno. Questo non mi interessa. Avevo visto anche qualcuno scrivere in italiano, quindi datemi un secondo. Allora, ho aperto il sito di qua. Marco Cercofida, Lorenzo. Lorenzo 12, Franci, quindi sì, ma secondo me non ce ne vale tanto, mi dispiace. Allora, io qui magari inizio a mettere sul sito il mio Evil Unicorn. Non ti ricordi l'altro giorno eravamo su Brock?
Brookhaven è un po' impossibile perché adesso io non gioco a Brookhaven, cioè vorrei giocarci, ma purtroppo non ci sto giocando. No, grazie. Quindi mi sa che non hai incontrato me, mi dispiace un sacco. Oddio! Ah no, è Lawrence. Quindi no, forse quello là che ha scritto ti ho incontrato su Brookhaven non era per me. Monacona VGF. No, grazie. Cioè, se ci metto semplicemente una tartaruga ride, credo che sia un lose incredibile. Mettiamo che anche Fulgro, anche se non l'ho visto. Cioè, big lose addirittura, quindi no, grazie. Franci! Lorenzo, ok. E poi, quindi salutiamo. Ciao! Allora, sì, ragazzi, stiamo perdendo il... Stiamo perdendo il focus, lo so. Ma mi vedo che qui secondo me forse qualcosina potrei scambiare. Allora, questo è diverso. Lei subito mi ha tolto la cosa, quindi potrei provare con lei. No, grazie. No, grazie. Potremmo provare con questo. No, grazie. Ragazzi, mi sto imbrogliando mani e piedi perché fanno giustamente vogliono vedere il nome d'oro. Esatto, questo è quello vero. Oddio, aiuto, sei la vera. Così, ah, stai registrando. Vabbè, la solita domanda che mi viene fatta appena capiscono che sono la vera. Abbiamo Carly, Ross e poi abbiamo anche Sara. Quindi, ciao a tutte e tre. Facciamo lo screen e poi andiamo, dai. Allora, dopo aver fatto le foto, gli screen con i fan. Andiamo a fare ciò che dobbiamo fare. Allora, iniziamo a vedere. Vai su Fly, anche se no, lo detesto come cosa. Oh, aspettate, mi ha preso proprio. No, grazie. No, thank you so much, no, thank you. Allora, come al solito, un sacco di gente dice: no, io l'uovo l'ho trovato. Già video su video su video su video che ti fanno vedere che qui nel farm shop, nella grotta, c'è il. Ok, c'è già, ci sono tutti gli indizi per il. Ho sputacchiato un po' in giro. Ci sono tutti gli indizi per il farm egg. Voglio dire il mystic egg. Ma io qui giù, ragazzi, io non ci vedo niente. Mi dovete perdonare. Alcuni all'interno del qui vedevano i. Ti riprendo dopo, dai, che sei tutto maladiccio. All'interno qui ti facevano vedere addirittura i pet. Ma secondo me sono tutte menzogne. E effettivamente, secondo me sì, la grotta mi sembra decisamente più piccola. E qui dentro io comunque non vedo niente. Qua dentro io non vedo niente. Ragazzi, voi vedete qualcosa? Non vedo nulla. Quindi qui hanno già mentito. Va bene. Tu, guarda, non ti ho nemmeno preso e già hai fame. Cioè, quindi dicono, qui dentro ci sono gli spoiler per i nuovi pet. Ma io qua dentro non vedo niente, ragazzi. O sono io il problema? Ok, quindi questo già era uno scam. La seconda cosa che tutti quanti mi avete detto, Franci, nota, 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 si trova nel toy shop. Quindi andiamo nel toy shop. E anche lì ho visto video, ho visto cose, ma secondo me lì pure sono tutte menzogne. Ok, siamo qui nel blue shop, nel toy shop. Come al solito io devo fare il mio parkour. Potrei volarci, ma andiamo a fare il mio parkour. Semplice, semplice. Allora, salgo su, 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 salgo su. Poi continuo con il mio parkour. Bam, bam, bam. Ok. Cado o non cado qui? Preso, vai. Che ragazzi, però, no, dai, mi ha distratto il ragazzo con il Frost Dragon. Ok, ritorniamo su. Riproviamoci. Allora, se invece vado per di qua, che mi cambia? Proviamoci per di qua, dai. Ma ragazzi, se anche qui non c'è niente, piango per sempre. Se mi hanno fregato, io ci credo sempre, no? Io sono una credulona. Io sono il tipo di persona su cui le pubblicità, per esempio, funzionano un sacco. Cioè, io vedo una pubblicità, dopo che l'ho vista 4 volte, voglio comprare quello che hanno fatto vedere. Quindi su di me la pubblicità funziona un sacco. Ora, quindi, il che vuol dire che io credo a tutto. Ok, quindi se vado lì e scopro che non è vero. Immaginate qua. No, raga, è vero. Oddio, ragazzi, è vero. È vero. È vero. Raga. Oddio santo. È vero. Cioè, ci sono le gemme. Perché? In tutti gli altri negozi non ci sono gemme, non c'è niente. E qui sì. Aspettate. Posso? Ok. Devo verificare negli altri negozi. Allora, qui non vedo niente. Ok, qui non c'è niente. Poi, nel food shop non c'era niente. Passeggini, andiamo. Soldi. Raga, anche qui non c'è nulla. Poi, che altri negozi ci sono? Petwear, andiamo. Qualche vestito interessante.
Un compro petto guarda una vita, ma no. Ok? Qui nemmeno vedo niente. Andiamo su Fly. Magari ci siamo incassati nella palma, magari dall'alto. No, raga, qua nemmeno vedo niente. Poi, Pets. Nursery nella nursery. Vabbè, quindi in realtà qui non c'è nulla, anche se in questa sezione non vengo mai. E stessa cosa. E stessa cosa di qua, vabbè. Qua ancora non c'è scritto. Ah, l'hanno aggiunto. L'hanno aggiunto Next Mythic Egg. L'hanno aggiunto già. Ok, le altre volte c'erano i punti interrogativi. Però comunque qui non vedo nessun tipo di cosa, gemma. Quindi queste gemme nel toy shop, che vuol dire che in quella porta si aprirà qualcosina? Drogon, andiamo su Fly? Niente parkour questa volta. Questa volta ci andiamo volando. Passeggino. Vediamo, vediamo che si fa. Ok? Che non ci siamo, non c'è, no, ci siamo in. Oddio. Ragazzi, non si può uscire da qui. Da questa porta non si può uscire. Assurdo. No, ok, non si può uscire da qui. Ma mi pare troppo strano. Perché? Allora, sì, ragazzi, questo dal primo momento avevo detto che sembrava una porta per qualcosa. Da appena è uscito il negozio. Ma secondo voi qua ci sarà l'evento? Per andare alle gemme, perché questo è l'unico negozio che ha le gemme all'interno. C'è da dire che comunque sì, mi hanno fregato che dietro questa cosa dicevano uscivi da qui dietro, volavi e trovavi il coso per l'uovo. Non ci credevo dall'inizio. Anche a questo in realtà non ci credevo tanto, però ah, che figo. Secondo voi che cosa vuol dire, che cosa significa? Non so parlare stamattina. Secondo voi cosa significa? Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Sono davvero davvero curiosa di sentire le vostre teorie, quindi teorizzate. Giù nei commenti teorizzate e fatemi sapere. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e se volete altri video alla scoperta di Adopt Me, girando per la mappa, scoprendo cose, provando TikTok e cose del genere. E per iscrivervi al mio canale tappate qui sul pallino, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle mine. Okay. E vi ricordo che domani, domenica 25 luglio, non ci saranno video, quindi ci vediamo direttamente lunedì. Io vi saluto e ci vediamo quindi lunedì con un nuovissimo video. Ciao!